ora. Y' di x uguale f piccolo di x, y di x. Questa è l'equazione che dobbiamo studiare. Allora, quali sono le ipotesi? Allora, la y la andiamo a cercare in uno spazio C1 su un certo intervallo. La f invece, che è il dato del problema, deve essere almeno continua sullo stesso intervallo. Vedremo in... per avere l'esistenza e l'unicità del... Vabbè, prima di tutto dobbiamo mettere una condizione iniziale per avere poi l'unicità, però in... anche in quel caso avremo quello che si chiamerà problema di Cauchy, ma per avere l'esistenza e l'unicità ci vorrà qualcosa in più. Per avere l'esistenza basta la continuità, per avere l'unicità della soluzione del problema di Cauchy non basta che f sia solo continua, ci vuole che deve essere un po' meglio che continua, poi lo capiremo meglio. Però prima di capire la teoria, che il teorema di Picard lo dimostriamo mercoledì, andiamo a vedere come si risolvono alcune di queste equazioni differenziali di tipo piuttosto semplice. Ok? Allora, c'è un tipo che si chiama equazioni lineari. Ok? Del primo ordine, equazioni differenziali. Allora, come è fatta un'equazione differenziale lineare del primo ordine? È così, è fatta così: y' di x uguale a di x per y di x più b di x. Questa è l'equazione lineare. Ora, questa qua è un tipo molto particolare di questo. Praticamente voi avete f di x u, come deve essere fatto? Mi sapete scrivere la f che corrisponde a questa equazione? Che devo scrivere? Quando ci devo mettere al posto di u y di x deve diventare questo. Quindi chi è la funzione f? Chi è? Che devo scrivere? A di x per u più b di x. Questa è la funzione f. Ok? Allora, questa funzione, questa qua è una funzione di due variabili. Perché si chiama lineare? Perché questa funzione, se io fisso x, nella u che cos'è? Un polinomio di grado 1, cioè una funzione affine, lineare più una costante. È chiaro? L'equazione non si chiama affine, ma si chiama lineare. Quella veramente lineare, cioè quando questo pezzo è 0, si chiamerà lineare omogenea. Ok? Questa è l'equazione lineare. Andiamo a vedere l'equazione lineare omogenea. Che significa omogenea? P di x uguale a 0. Quindi è y' di x uguale a di x per y di x. Allora, ma alla fine quando abbiamo fatto il teorema di Picard in generale, che si applica a tutte le equazioni differenziali del primo ordine di questo tipo e quindi anche alle lineari, che sono un caso particolare, noi dimostreremo che
le soluzioni di questa equazione sono una famiglia, non una, perché non c'è ancora la condizione iniziale, ma sono una famiglia di funzioni di cui i grafici si chiamano curve integrali, ok? Famiglia di funzioni che dipendono da un parametro che è l'equazione di primo ordine, questo lo dimostriamo mercoledì, ok? Ora, se questa famiglia che dipende da un parametro io la riesco a trovare in qualche modo, la sostituisco, vedo che risolve l'equazione e automaticamente l'equazione è risolta, no? Cioè, ci sarà il teorema che dice là ci sta la soluzione eccetera, in particolare per le lineari la soluzione ci sta, fino a che dove è definita ad x una funzione almeno continua, basta continua in questo caso, qua serve solo la continuità di a, non serve a, fino a che definita a la soluzione esiste, questo per le equazioni differenziali lineari si dimostrerà. Però il problema diciamo di dimostrare l'esistenza, di dimostrare le proprietà delle soluzioni, cioè solo se le soluzioni noi non le riusciamo a trovare esplicitamente, se le riusciamo a trovare esplicitamente poi sono quelle, non so se sono stato chiaro, ok? Cioè, allora facciamo un esempio per capirci. Se io scrivo integrale di e alla x in dx, chi è? E alla x più c. Se io scrivo integrale di e alla meno x quadro in dx, chi è? È una funzione che è parente della funzione degli errori, mo l'avete fatta a probabilità, no? È una funzione che chiamiamo f grande di x più c, cioè la primitiva di questa. Però il problema è che la primitiva di questa non la sappiamo scrivere per mezzo di funzioni elementari, anzi non si può scrivere, cioè si può dimostrare che non si possa scrivere per mezzo di funzioni elementari. Quindi io gli dai un altro nome, eh? Quella della densità della normale la chiamano funzione degli errori, la primitiva che è parente a questa, ok? Allora io di questa la riesco a scrivere, quindi so chi è, quindi sapendo chi è so tutte le proprietà. Per esempio questa qua è una funzione monotona, qualunque sia c cresce, se c è 0 per esempio anche così positiva, e questa qua se c prendiamo 0 è chiaro che pure lei è monotona e positiva. Per quale motivo? Perché sappiamo che la sua derivata è maggiore di 0, quindi la funzione strettamente maggiore di 0 la derivata cresce sempre, se prendo c uguale a 0 cresce su valori sempre positivi, no? A meno infinito se non a 0. Sì. Vabbè, dipende come lo vogliamo, da dove lo vogliamo fare iniziare l'integrale. Però quindi qua io faccio un discorso, per esempio su questa funzione qua faccio un discorso qualitativo, ma perché? Perché non so fare quello quantitativo, cioè nel momento in cui io la trovo la soluzione, se so per esempio che io quando faccio l'integrale so che la, diciamo l'integrale indefinito è una qualunque primitiva più la costante, qua ci scrivo f di x perché non so scrivere esattamente qual è la primitiva, ma nel momento in cui qua trovo che una primitiva è la x, e tutte le altre chi sono? È la x più costante, fine. Chiaro? Qua il discorso è simile. Se io trovo una funzione che soddisfa questa equazione differenziale, chi sono tutte le altre funzioni? Siccome quello è uno, dimostreremo che le soluzioni di questa equazione sono uno spazio vettoriale di dimensione 1, una volta che è arrivata 1, basta che la moltiplica una costante è quella. Se u di x soddisfa questa equazione, c per u di x sarà un'altra soluzione. Le soluzioni saranno tutte quante lambda per u di x o c per u di x, a variare di lambda. È chiaro? Ok. Allora andiamo a vedere come si trova la soluzione di questa. Allora qua facciamo un ragionamento empirico, di carattere empirico, cioè
ragioniamo in un certo modo, anche se le diciamo, non è una dimostrazione, però alla fine vedremo che ci condurrà a una soluzione. Allora, scriviamo, l'equazione la scrivo così, dy su dx uguale a di x per y di x. Poi porto tutto quello con la y da una parte, scrivo dy su y uguale a di x dx. Oh, notate che qua ho tolto y di x. Ok? Poi integro da tutte e due le parti, nel senso dell'integrale indefinito. Ok? Allora, qua lo lascio indicato l'integrale. Integrale di questo cosa significa? Una primitiva di a piccolo. Poi a seconda di chi è a piccolo me la calcolerò, però lo posso anche lasciare indicato. Ok? E a sinistra invece che mi viene? A sinistra mi viene il logaritmo, in verità qua dovrei scrivere il logaritmo del valore assoluto di y più costante. Ma supponiamo che y sia positiva. Qua mi viene il logaritmo di y più costante. Ok? Sto supponendo che y sia positiva. Ok? Adesso se io voglio ricavare la y, cosa devo fare? Devo fare l'esponenziale da tutte e due le parti. Qua, quindi qua mi viene y di x, l'esponenziale di questo che è e alla logaritmo di y che fa y per e alla c uguale alla l'esponenziale di una primitiva di questo. Ok? Oh, perché questa qua mi viene positiva? Uno dice, ma qua non diventa. E la c che cos'è? È come se fosse un'altra costante, la chiamo lambda. E dice, ma questa non sono tutte le costanti possibili, sono solo quelle positive. No, cioè puoi mettere qualunque, perché? Perché ti viene positiva? Perché hai assunto che la y fosse positiva. Quindi, anzi, chiamo questa 1 su lambda, così quando la posto dall'altra parte la chiamo lambda. Scrivo lambda per l'esponenziale dell'integrale di x. Questo qua prendo una primitiva con quella con c uguale a 0. Ok? Prendo una primitiva qualunque, in realtà. La costante additiva che viene nella primitiva, la fissate come vi pare, vi dà soltanto una costante moltiplicativa qua che quindi praticamente è come ridefinire lambda. No? Perché se ci mettete ad esempio più 3 vi viene per e alla 3, e alla 3 è un numero positivo, invece di lambda e mu chiamo lambda per e alla 3, siamo appunto da capo. Quindi io dico che y di x uguale lambda per l'esponenziale dell'integrale di ax in dx è una soluzione di questa. Andiamo a fare degli esempi, vediamo se funziona. Questo è uno spazio vettoriale, perché vedete, questa è una funzione base e viene moltiplicata per lambda. Lambda è una... dico che va bene qualunque lambda appartenente a R. Quindi è uno spazio vettoriale. Una funzione vettore moltiplicato per lambda. Queste sono tutte e solo le soluzioni di questo. Queste sono le soluzioni. Non ce ne stanno, sono tutte qua. Ok? Facciamo la prova. Allora, scriviamo per esempio y' di x uguale a 1 fratto 1 più x quadro per y di x. Allora, chi è y di x? Deve essere lambda. Una primitiva di 1 fratto 1 più x quadro chi è? Per l'arco d'angolo di x.
O se invece di al cotangente di x mettessi al cotangente di x più c, che succede? Non succede niente. Scusate, per esponenziale di, ci manca esponenziale di, per e elevato al cotangente di x. Se qua mettessi al cotangente di x più c, facendo l'esponenziale avrebbe esponenziale al cotangente di x per e alla c. Allora, questo lo chiamate mu, e mu è un qualunque numero reale, perché questo è un numero positivo, questo è un qualunque numero reale, e siamo appunto da K. È chiaro che come primitiva posso prendere una primitiva qualunque, non mettere c uguale a 0 lo impongo io, non è importante, ok? Vabbè, allora qua cancello perché mi serve questo spazio. Ok, allora adesso voglio verificare che questa sia soluzione. Come faccio a verificare? Devo fare la derivata e sostituire qua. Allora, y' di x, come si fa la derivata? Lambda, la derivata dell'esponenziale della funzione stessa, per la derivata dell'esponente, che fa 1 fratto 1 più x quarto. Ma questo chi è? È lambda fratto 1 più x quadro per e alla arcotangente di x. Ma lambda per e all'arcotangente di x è y di x, quindi viene y di x fratto 1 più x quadro. Ho fatto un passaggio di troppo. Questo per questo è y di x, quindi viene y di x fratto 1 più x quadro. Quindi y' uguale y di x fratto 1. Funziona. Ci sono altre soluzioni? No. Quello è uno spazio di dimensione vettoriale di dimensione 1, mercoledì dimostriamo che le soluzioni di questa equazione sono spazio vettoriale di dimensione 1, stop. Fine. È chiaro? Ok. Allora, quindi le equazioni lineari omogenee si fanno così, la soluzione è sempre questa. Le soluzioni, anzi, che dipendono da lambda, sono sempre queste. Andiamo a vedere come sono fatti i grafici di queste soluzioni qua. Quelle dell'esempio, eh? Non nel caso generale, quelli dell'esempio. Allora, per esempio, prendiamo lambda uguale a 1. Allora, se prendo lambda uguale a 0, che mi viene? Una soluzione è la funzione nulla. Perché se metto lambda uguale a 0, viene 0. E la derivata di 0 fa 0 e funziona. Qua, no? Devo fare i grafici di tutte queste funzioni, y di x uguale lambda per e elevato all'arco tangente di x. Allora, mettiamo lambda uguale a 1 e facciamo il grafico della funzione e elevato all'arco tangente di x. Come è fatta la funzione e elevato all'arco tangente di x? Da questa parte non è molto diversa da una funzione arcotangente, però gli asintoti sono cambiati. Perché? Questa è la funzione y uguale e elevato all'arcotangente di x. Per quale motivo sono cambiati? Perché questo asintoto qua c'ha due asintoti, solo che non vado a
scrivere le linee orizzontali, a disegnare le linee orizzontali, perché se no mi intraccio per quello che devo fare dopo. Di qua dove tende la funzione? Allora, e elevato all'arco tangente di x, quando x tende a meno infinito, a quanto tende? X tende a meno infinito, l'arco tangente va? Meno pi greco mezzi. L'esponenziale è una funzione continua, quindi questo va a e alla meno pi greco mezzi, ma e alla meno pi greco mezzi è un numero piccolo ma positivo, che è un quarto, un quinto, più o meno. Ok? Se vogliamo fare il conto preciso, se uno vuole con la calcolatrice, allora pi greco diviso 2, cambio segno, 0,2 puntini puntini, 0,2078, circa un quinto, circa un quinto. Poi qua, quindi qua già siamo a un numero ben più grande, siamo a 1, e qua siamo a reciproco, cioè questo numero qua deve essere reciproco di questi, perché qua va alla pi greco mezzi, quindi se qua è un quinto, qua è circa 5. Quindi un quinto, 1, 5. Vedete che non è simmetrica? Mentre l'arco tangente è simmetrica, è una funzione dispara. Questa no. Ok. Però a me non interessa tanto questo. Interessa vedere che succede se metto lambda un mezzo. Se metto lambda un mezzo, che cosa devo fare? Devo prendere questa funzione e la devo dividere per 2. Devo dividere per 2. E farà così. E se metto lambda uguale a 2, devo moltiplicare per 2. Se metto lambda uguale a meno 1, la devo ribaltare di qua. Mettiamo lambda uguale a meno 1/2. Prima. Poi lambda uguale a meno 1. Lambda uguale a 2. Posso anche fare tutti gli altri valori di lambda. Ora, tutti questi grafici, che c'hanno di particolare? Non guardate le figure cambieranno con le equazioni differenziali, non guardate la particolare forma, c'è una cosa però, una caratteristica. No, no, non guardate simmetrie, cose, perché simmetrie... Vabbè, perché l'equazione è lineare, c'è lambda, quando l'equazione non sarà lineare, c'è un punto però. Due di queste funzioni ce l'hanno punti a comune? Cioè sti grafici si toccano? Ah no, non si toccano. E questa è una caratteristica che è vera per moltissime equazioni differenziali, non per tutte, però quando non è vera deve capitare qualcosa di particolare. Cioè, allora, primo dogma, primo fatto: scriviamo col gesso bianco. Primo. Due curve integrali relative alla stessa equazione differenziale, cioè due soluzioni della stessa equazione differenziale, questa qua, basta questa qua, non
si incrociano mai. Che significa incrociarsi? Significa fare così, cioè avere i grafici devono avere un punto in comune, ma in questo punto le tangenti devono essere diverse. Questo non può succedere mai. Perché? Andiamo a vedere. Allora, supponiamo che questa sia la funzione y1 di x e questa sia la funzione y2 di x. Entrambe devono risolvere questa equazione qua. Allora, queste sono le soluzioni di asterisco. Ok? Quindi scopro che y1' di x deve essere uguale a f di x y1 di x. Almeno qua ci stanno gli assi. Questo deve capitare in un intorno di questo punto che chiameremo x con 0. Ok? Per un po' deve capitare questo. Giusto? Anche la y2 deve funzionare uguale, deve essere un'altra soluzione. Y2' di x deve essere uguale a f di x y2 di x. Ora allora distinguiamo bene il ragionamento generale dall'esempio particolare. Qui sono due cose diverse. Qua stiamo a fare un ragionamento generale. Due curve integrali non si incrociano mai. Perché? Supponiamo per assurdo che si incrocino. Che si vuol dire che si incrociano? Che x con 0, la y1 di x con 0 e y2 di x con 0 sono uguali, ma le derivate devono essere diverse. Allora andiamo a mettere x con 0 qua, x con 0 qua, andiamo a mettere x con 0 qua, x con 0 qua. Allora cosa ci abbiamo? Il primo argomento è uguale. Il secondo argomento è uguale perché in questo punto hanno lo stesso valore. Il valore di questa funzione, se gli argomenti sono gli stessi, sarà lo stesso. E allora la derivata in x con 0 deve essere, cioè se sono uguali, se in un punto due curve integrali hanno lo stesso valore, devono avere pure la stessa derivata. È chiaro? Devono avere pure la stessa derivata. Quindi incrociarsi, nel senso di avere lo stesso valore ma derivata diversa, non è possibile. Non è possibile. Quindi questo vi deve essere chiaro, stampato in testa, proprio limpido. Se prendete la stessa equazione differenziale e fate le curve integrali, non si incrociano mai. Non si possono incrociare, qualunque sia la funzione f. Si possono toccare, qua si toccano, qua non si toccano, scusate. Ma si possono toccare? Sì. In generale sì. Però adesso vi do un esempio in cui può capitare secondo talvolta
due curve integrali si possono questa situazione qua è assurda invece non è assurdo che talvolta due curve integrali si possono scavalcare. Adesso che cosa significa scavalcare? Ve lo spiego con un esempio. Esempio, prendiamo questa equazione differenziale qua, y' di x uguale 3 per y di x elevato alla 2/3. Allora uno potrebbe dire, ma a me sto fatto di elevare alla 1/3 mi dà fastidio. Vabbè, però in realtà lo puoi fare sempre. Elevare alla 1/3, fare la radice cubica, si può fare sia dei numeri positivi che dei numeri. Se è una radice quadrata c'è un problema, ma essendo una radice cubica non c'è sta nessun problema. Allora andiamo a vedere due soluzioni diverse. Y1 di x uguale 0, quella che vale sempre 0, e y2 di x uguale x cubo. Sono soluzioni? Allora, sostituiamo 0 alla 2/3 quanto fa? 0. Per 3 fa 0, la derivata fa 0, siamo a posto. X cubo, la derivata quanto fa? 3x quadro. X cubo alla 2/3 quanto fa? X quadro moltiplicato per 3 fa 3x quadro. Quindi questa è soluzione e questa qui. Quindi abbiamo due curve integrali. Come sono fatte queste due curve integrali? Una è, ha per grafico l'asse delle ascisse, perché è quella uguale a 0, e l'altra, anzi, l'asse dell'ordinata lasciamo bianco perché così si vede che la funzione è una curva integrale. Allora, una è questa e l'altra chi è? Come si fa il grafico di x cubo? Più o meno sarà una cosa fatta così, o no? X cubo è una funzione sempre crescente, in 0 però la derivata quanto fa? 0, perché fa 3x quadro e fa 0. Allora cosa succede? Vedete che succede? Le due curve si toccano, le due, i due grafici di funzione si incrociano, cioè non si incrociano, si scavalcano. Perché si scavalcano? Perché si toccano in questo punto. Però per poter oltrepassare questa che deve fare? Nel momento che tocca a questa si deve disporre con la tangente parallela, qua. Cioè, una curva integrale può scavalcare l'altra, ma solo se dove la scavalca la derivata è uguale. Se no facciamo lo stesso ragionamento di prima. Se no si incrociano e che non si possono incrociare abbiamo visto prima. È chiaro? Quindi questo esempio purtroppo mi dice che a scavalcare si possono scavalcare. Può capitare. In realtà però, qua chi è la funzione f? F di x u. Chi è la funzione f di x u? La sapete scrivere? Qua dovete mettere, quando al posto di u ci mettete y di x, deve uscire questa funzione qua. Chi è? 3u alla 2/3. Questa è la funzione. È una funzione di due variabili, eh? Però siccome la variabile x non compare, ci interessa la funzione soltanto come funzione della variabile u. Quando questa funzione rispetto alla variabile u la andiamo a derivare, dove abbiamo problemi? Chi è la derivata?
di questo df in d1 chi è? Come si fa la derivata rispetto a 1? 2 terzi per uguale a 2 terzi meno 1, quindi viene 2 per 2 fratto la radice cubica di 1. O no? E questa derivata per quale valore di 1 esiste? Questo su tutto il piano, questa qua non c'ha problemi. Questa funzione qua è definita su tutti i valori del piano, per ogni x, per ogni u. Quell'altra, la derivata, dove è definita? Ovunque tranne quando u è uguale a 0. E quando u è uguale a 0, scusate, qua era, dobbiamo chiamarlo u. Dov'è? Qual è il u uguale a 0? Chi è? È esattamente l'asse x. E dove si sono scavalcate? In un punto che sta sull'asse x. Non è un caso. Se questa funzione è c1, questo, lo dimostriamo per così, non succede manco questo. Quindi, dove può succedere? Solo dove quella funzione non è c1. E questa funzione non è c1 qua. Allora, due curve integrali si possono scavalcare solo qua. E qua raffineremo questo esempio e faremo vedere che di curve integrali qua ce ne avete quante volete, cioè voi potete seguire un ramo di parabola cubica, poi per un po' vi andate lungo la cosa, poi vi seguite un altro ramo di parabola cubica e se posso scavalcare come va, ok? Ma sempre e solo sull'asse x. Perché sull'asse x? Perché è dove questa funzione non è c. In realtà basta ancora meno, basta, vedremo sempre mercoledì, un'ipotesi si chiama locale di eccezionalità rispetto alla seconda variabile, che quel fenomeno là non succede. Allora diciamo che questo non può succedere mai. Questo può succedere solo quando la f non è abbastanza regolare, per esempio c0 ma non c1. Chiaro? Questo fatto deve essere non chiaro di più. Quindi se la mia funzione f in questa equazione differenziale è c1, quei due fenomeni non possono capitare mai, mai, né l'uno e manco l'altro. Perché non possono capitare mai? Mercoledì dimostriamo che se la mia f c'ha un po' di ipotesi in più, ripeto, è localmente lipschitziana, oltre a essere continua, localmente lipschitziana rispetto alla seconda variabile, quando andiamo a mettere la condizione iniziale, cioè andiamo a studiare il problema di Cauchy, la soluzione almeno localmente esiste ed è unica. Che significa? Se voi prendete questo come dato iniziale, partite da qua insomma, vedete subito che ve ne potete andare lungo questa curva integrale oppure lungo questa curva integrale, cioè con la stessa condizione iniziale quante soluzioni avete? Almeno due, e quindi la soluzione non è unica. Se io dimostro mercoledì che con un minimo di ipotesi sulla f la soluzione è unica, che vuol dire che quel discorso là non può capitare. È chiaro? Quindi questo non succede mai. Questo succede solo se f piccolo non è c1. Se è c1 non succede.
Dico C1 perché è facile da ricordare, perché non è che metta a scrivere solo se F non è localmente deficienziale rispetto alla seconda variabile. È chiaro che è un'ipotesi più leggera quella lì, poi la studiamo in dettaglio mercoledì. Se F non è C1 può capitare, e può capitare che si scavalchino solo in quelle zone del piano dove la funzione F piccolo non è C1, nelle altre zone non si possono scavalcare. È chiaro questo discorso? Quindi le curve integrali moralmente cosa fanno? Spazzano il piano, cioè messe tutte insieme sono messe tutte, sono una specie di flusso, no? Sono come fossero linee di flusso che vi danno l'evoluzione. Allora facciamo un altro esempio sempre di queste equazioni differenziate del primo ordine, eh? Facciamo questo esempio e poi ci riposiamo. Allora, andiamo a prendere l'equazione semplice semplice. Allora, andiamo a fare questa equazione qua. Y' di x uguale y di x. Chi sono le... Questa è un'equazione lineare. Allora, per esempio, le equazioni lineari nella U sono A di x per U. La derivata parziale rispetto a U fa A di x. Quindi è sempre C1, perché in U è lineare. Quindi le equazioni lineari sicuramente non possono mai presentare questo fenomeno. Chiaro? Andiamo a vedere questa equazione qui. Questa equazione qui, quali sono le soluzioni? Per lambda, vi ricordate? Spazio vettoriale. E alla x, quella principale, per lambda, al variabile di lambda appartenente a R. Andiamo a fare i grafici di questi. Facciamo gli assi. E andiamo a disegnare le soluzioni. Le soluzioni chi sono? Vabbè, se metto lambda uguale a 0 mi viene la soluzione 0. Se metto lambda uguale a 1 mi viene alla x. Se metto lambda uguale a meno 1 viene meno e alla x. Poi può venire e alla 2x. E alla 2x. Okay. E così via. Ne posso fare tanto. Lo vedete che non si toccano mai? E che cosa fanno? Spazzano tutto il piano. Dice, ma a questo punto ci passa? Beh, se prendi lambda abbastanza grande ci passano, sì. Perché se questo punto, se qua la mia funzione vale 1 e qua vale 18, devi moltiplicare questa per 18. Chiaro? O se vale un decimo, là vale 18 e moltiplicare per 180. Però al variare di lambda avete tutte, spazzate tutti i punti del piano, e questi qui e pure questi qui. Vabbè, è chiaro che come disegnatore sono una franga, però va bene? Qui vale l'esistenza dell'unicità? Certo che vale. Se io prendo un qualunque punto del piano, quante curve integrali ci passano per questo punto? Uno. Basta prendere quella giusta. Regolo lambda. Esattamente, avrò esistenza e unicità. È chiaro? Ok. Quindi facciamo un riepilogo prima di fare una pausa. Prima di fare la pausa, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che
abbiamo la nostra equazione differenziale ridotta a forma normale del primo ordine, equazione differenziale ordinaria, ODI, Ordinary Differential Equation. Conosciamo F e andiamo trovando Y. Vogliamo fare delle considerazioni di carattere generale. Prima abbiamo imparato a risolvere un caso particolare. Abbiamo definito quelle lineari. Le lineari come sono fatte? A di x per y di x più b di x uguale y. Queste sono quelle lineari. Come si risolve? Abbiamo imparato a fare tutte? No, abbiamo imparato a fare solo quelle concrete. Yb uguale a di x per y di x. Ti devi fare una primitiva di a, ne fai l'esponenziale, la moltiplichi per lambda e hai ottenuto tutte le soluzioni. Questo per verifica diretta. Abbiamo verificato che queste sono soluzioni. Mercoledì vediamo che non ce ne stanno. Ok? Quando andiamo a fare le a disegnare le soluzioni, come per esempio in questo caso, vediamo che queste soluzioni al variare di lambda spazzano tutto il piano. Allora, qua abbiamo due problemi. Se cambio equazione, allora, spazzando il piano significa che due di queste curve non si toccano mai, e significa che l'unione di tutte queste dei grafici di tutte queste qui è tutto il piano. Allora, uno potrebbe dire, ma poi un'altra cosa è che questa soluzione esiste su tutto R. Sì, queste funzioni sono definite su tutto R fino a che A di X è definito su tutto R. Allora, sul fatto che le funzioni, diciamo, i grafici spazino tutto il piano, riempiono tutto il piano, eccetera, eccetera, questo discorso lo riprendiamo dopo perché è un po' più delicato, non l'abbiamo affrontato. Sul fatto che quelle curve si tocchino o si incrocino, invece abbiamo approfondito. Che cosa abbiamo detto? Che qualunque sia la mia equazione differenziale, due curve integrali non si incrociano mai. Perché? Se si incrociassero, in x con 0 questi due valori dovrebbero essere uguali, quindi anche il valore della f in quel punto deve essere uguale, e allora il valore della tangente deve essere uguale, ma se le tangenti sono diverse come fa a essere uguale? Quindi due curve integrali non si incrociano mai. Questo comportamento per le soluzioni di equazioni differenziali è proibitissimo, non è possibile. Allora, come fanno a toccarsi? Scavalcando. Ma è possibile? E qualche volta sì. Abbiamo dato l'esempio. Questa equazione differenziale ha una soluzione che fa 0 e l'altra soluzione che fa x. Altre soluzioni sono x meno a al cubo, poi ce l'avete 0 per un po', poi x meno b al cubo. X meno a al cubo prima di a, poi da a a b ce l'avete 0 e poi andate con x meno b al cubo. Si può verificare che anche quella è una soluzione. Quindi, come vedete, ci sono varie soluzioni che possono scavalcare la soluzione nulla. Però l'unica che si scavalca con le altre tra di loro non si toccano. Ma l'unica che si può toccare con le altre è la soluzione nulla. Perché solo quella? Sarà un caso, ma la nostra funzione, quando andiamo a fare la derivata rispetto a U, non ce l'ha esattamente nei punti della soluzione nulla. Ok? E vedremo mercoledì che questo non è un caso. Per esempio, se la nostra f è di classe C1, quel comportamento là non si può, non può accadere. Quindi le soluzioni non solo non si possono incrociare, ma non si possono neanche scavalcare. E questo è ottimo, perché se la mia f è di classe C1, io già so a quel punto. Vabbè, mo qua sono particolarmente contento perché ho trovato la soluzione, perché era lineare, era facile, eccetera. Ma anche se non fosse molto difficile, la mia equazione fosse molto complicata, qualitativamente, che ne so, posso studiare il limite all'infinito, cioè, capito? A seconda della condizione iniziale posso fare determinati studi, che ne so,
come studiavamo una funzione di analisi 1. Se io parto da qua, qua cosa so? So che di qua me ne vado a infinito, di là me ne vado a 0 e so che la funzione è crescente. E poi so che passa di qua deve essere tipo lambda della x, e qua alla fine. E magari in quella di prima cosa sapevo? Sapevo che di là andava diciamo c'avevo lambda per e all'arco tangente, no? Quindi per esempio se lambda è uguale a 1, se c'è qua c'avevo la meno pi con mezzi, là dovevo avere il reciproco, oppure dovevo avere il doppio di questi numeri, oppure capito? Quindi gli asintoti, vabbè, anche là c'avevo la soluzione esplicita qui. Ma in altri casi, anche se non riesco a trovare la soluzione esplicita, magari che la funzione sia crescente con gli asintoti oppure altre cose, lo riesco a determinare lo stesso. Una volta che so che il piano è spazzato tutto da queste curve integrali, qualche cosa lo studio lo stesso. Anche se non riesco a risolvere esplicitamente la mia equazione differenziale. Anche perché, oggi come oggi, se l'equazione differenziale è complicata, chi gliela fa risolvere? La fai risolvere numericamente al computer. Prendi MATLAB e te la risolvi numericamente. Però poi, purtroppo, i conti sono delicati e bisogna anche controllare quello che fa MATLAB. Non perché MATLAB faccia cavolate, MATLAB fa cavolate solo su ordinazione. Ve lo ricordate l'esempio di quell'integrale che convergeva e la mia calcolatrice l'aveva fatto divergere? Ma l'aveva fatto divergere perché io non avevo rispettato determinate cose. Ok? Quindi uno magari va a cercare la soluzione numerica e MATLAB si inghippa e ci mette dentro. Allora uno cerca di semplificarla, la fa qualche quadro. Quindi bisogna conoscere un po' la teoria per vedere, per anche stare sicuri di quando si usa MATLAB di non fare queste. Chiaro? Tutto qua. Poi le equazioni differenziali, anche se è complicata numericamente, MATLAB potrebbe far vedere subito. Chiaro? Ok. Adesso possiamo fare la fase di